belli. Allora, i ritorni sono sempre belli. Io sono mancato 2 anni, ma sono un po' di casa, no? Sono ritornato indietro, ho bussato, mi hanno riaperto le porte con un bellissimo progetto, questa volta in compagnia di Ludovica. Parleremo un po' del mio mondo, perché poi l'abito da sposa fa parte della mia quotidianità, mi occupo di matrimoni, abiti, spose da 25 anni e lo facciamo insieme, con una, forse in una chiave diversa, chi lo sa, non lo scopriremo. Assolutamente sì, io sono contenta anche proprio per andare in gruppo nel fatto di essere stati assenti per 2 anni, quindi sarà un ritorno alla crisi per entrambi e per me personalmente sarà una nuova avventura con una nuova famiglia, quella di Real Time, che mi emoziona moltissimo. Se sei un po' il padrone di casa, io ti chiederò di farmi un po' strada. Ma sono felice di farti anche un po' da cicerone. Assolutamente, soprattutto spiegarti un po' nell'ambito degli abiti da sposa, perché qua tu sei veramente la massima autorità. Ma tu sei giovane, tu hai un occhio diverso, io ce l'ho un po', capisci? Avere una visione giovane mi aiuterà anche me, vedrai. Bene, sarà un bellissimo scambio. Quindi niente, ci divertiremo, questo è sicuro. Ma io credo che assolutamente sì, come hai detto, mi sono assentata perché è successa una cosa molto grande nella mia vita, l'arrivo del mio bimbo e credo di aver acquisito una consapevolezza completamente nuova su tutto ciò che riguarda la sfera un po' femminile, cosa significa la maternità, cosa significa l'essere donna, il rapporto con le altre donne, la complicità, e sono desiderosa di portare tutto questo nuovo bagaglio, perché no, anche in sposa in affari. Come persona io cerco sempre di entrare tanto in empatia con chi ho davanti e in sposa in affari le storie che ci arrivano sono sempre diverse, arrivano donne con un bagaglio completamente diverso l'una dall'altra e quindi sicuramente quello che cercherò di portare è la sensibilità verso la loro storia, verso il loro mondo, verso i loro desideri, cercare di assecondarle, cercare di smussare anche Enzo, cercare di non fargli fare troppo il cattivone, di non alzare troppo i prezzi, insomma. No, diciamo che la sposa è un materiale umano particolare, molto speciale, che va trattata in un certo modo. Diciamo, io ho una certa confidenza in questo, cerchiamo di assecondarle, accompagnarle con mano, però anche farle tenere i piedi per terra, perché molto spesso queste volano e bisogna poi acchiapparle e portarle alla realtà. Cercheremo di fare anche questo, faremo anche un po' la guida in un certo senso.